Ciao a tutti e bentornati a un Parliamo di, questa volta di natura monografica, su una delle mie autrici preferite, Jean Rhys. La fortuna editoriale di Jean Rhys in Italia, purtroppo, si potrebbe definire tranquillamente una sfortuna, in quanto tutti i suoi libri sono stati pubblicati in Italia, però è un'autrice decisamente misconosciuta, se non fosse per il suo capolavoro, Il Grande Mare dei Sargassi, spesso considerato come il prequel di Jane Eyre di Charlotte Bronte, ovviamente. Vedremo che non è precisamente così, ma ne parleremo nel seguito. Incominciamo a vedere la vita di Jean Rhys. Ella Gwendolyn Rhys Williams nasce il 24 agosto 1890 a Roseau, Dominica, Indie Occidentali, da padre gallese e madre creola. Nel 1907 parte con una zia paterna per l'Inghilterra e frequenta per breve tempo una scuola d'arte drammatica a Londra. Dopo la morte del padre è costretta a lasciare la scuola ed è scritturata da una compagnia di giro che rappresenta commedie musicali, assumendo il nome di Vivian Grey. Intorno al 1910 ha una relazione con l'uomo d'affari londinese Lancelot Hugh Smith, che dopo un anno la congeda assegnandole una specie di pensione. Nel 1919 lascia in Inghilterra per sposare l'olandese Jean Langlais. A Parigi comincia a scrivere sotto la protezione di Ford Madox Ford con lo pseudonimo di Jean Rhys. Dopo i racconti The Left Bank and Other Stories, scrive i romanzi Quartetto e Dopo l'addio. In seguito al divorzio dall'Anglais, sposa l'agente letterario Leslie Tilden Smith e si trasferisce a Londra, dove scrive Viaggio nel buio e Buongiorno mezzanotte. Durante la guerra e negli anni successivi, Jean Rhys è completamente dimenticata. Soltanto nel 1966 viene pubblicato il suo nuovo romanzo, Il Grande Mare dei Sargassi, che le guadagna il successo internazionale. Scriverà ancora i racconti Ci dorma sopra, signora, e l'autobiografia Smile, Please, rimasta incompiuta con il sopraggiungere della morte il 14 marzo 1979. Come stavo dicendo, Jean Rhys in Italia è stata praticamente pubblicata in via integrale, se non fosse per i suoi racconti, di cui è stata pubblicata una raccolta su due. Tra l'altro, in inglese è reperibile una pregevolissima raccolta The Collected Tales, che raccoglie tutti i racconti di Jean Rhys, e ovviamente per chi mastica la lingua inglese è sicuramente una raccolta da avere anche per gustare l'evoluzione della scrittura di Jean Rhys negli anni. In fondo raccoglie sia i racconti della giovinezza che della maturità. Ma a parte questo volume, come dicevo, in Italia è stato pubblicato tutto. Recentemente Adelphi ha ripubblicato due volumi di Jean Rhys. Qualche anno fa, addio Mr. Mackenzie, e proprio quest'estate, all'inizio di quest'estate, la scorsa estate del 2013, ha pubblicato Quartetto, il suo primo romanzo. Apparso per la prima volta nel 1928, Quartetto, il primo romanzo di Jean Rhys, è ispirato a un'esperienza diretta, il rapporto che l'autrice intrattenne durante gli 8 mesi di carcere del primo marito con Ford Madox Ford e Stella Bowen. Maria, giovane inglese sposata con il polacco Stefan, si sente per la prima volta nella sua vita molto vicino a essere felice. Ed ecco che da un giorno all'altro il marito finisce in galera lasciandola senza un soldo né un amico al mondo. L'agognata felicità assume allora per un istante le sembianze di Heidler, facoltoso mercante d'arte che però la trascina, sotto gli occhi compiacenti e maligni della moglie, in una lunga, torbida ossessione. Sullo sfondo di una Parigi mai così crudele, Maria finisce per trovarsi sviluppata in un tormentoso ménage à trois. E quando, con un palpito di disperata onestà, prova a lacerare il velo delle apparenze, comprende che in quell'irrespirabile bohème codici sociali pesano quanto e più che altrove. Schiacciata fra l'anelito a una vita rispettabile e la realtà obbligata del demi-monde, si scopre così condannata senza appello all'esistenza grigia, spaventosa dei derelitti, un mondo irreale e al tempo stesso terribilmente concreto, fatto di sordidi caffè e grame camere d'albergo, dove è impossibile trovare scampo alla tragica ineluttabilità della vita. Di Julia Martin sappiamo solo quello che dice agli uomini che la mantengono, che forse è stata sposata, che forse ha avuto un bambino, che forse è cresciuta in un qualche paese straniero. Del resto, a chi passa una notte con lei, nella penombra struggente di una stanza d'albergo, non importa sapere chi sia quella silhouette con il suo buffo costume di scena. Turbante, veletta, un cappottino di seconda mano, un mazzo di violette stretto nel pugno. Né a Giulia importa sapere quel che pensano gli altri, mentre fende imperterrita la nebbia di Londra o la caligine parigina. Ha sempre qualche credito da riscuotere, lei, e non tradirebbe quello che ritiene l'unico modo sensato di vivere. Se un taxi suona il clacson, prima che io abbia contato fino a 3, vado a Londra, se no niente. Ah, questi primi due romanzi, assolutamente di stampo autobiografico, potremmo quindi accostare anche i due libri successivi, però tra questi due libri uno spicca particolarmente,
che è Voyage in the Dark, ovvero Viaggio nel buio. Viaggio nel buio probabilmente è il libro più autobiografico di Jean Rhys. Anna Morgan, orfana e senza un soldo, a 18 anni giunge in Inghilterra dalle Indie Occidentali, sua terra natale, e trova lavoro come una ballerina di varietà. Nello squallido grigiore dei suoi primi mesi in Inghilterra si accende la speranza di trovare calore e benessere attraverso la relazione sentimentale con un uomo ricco, di cui Anna ingenuamente si innamora. Quando questi l'abbandona, inizia per la ragazza una lenta e inarrestabile discesa verso la degradazione. Quasi senza rendersene conto, Anna si ritrova nel mondo della prostituzione, dove il razzismo piccolo borghese e il disprezzo dei ricchi, lo squallore e la povertà delle camere d'affitto in cui vaga, la solitudine cui la timidezza e l'orgoglio la condannano, portano alla scissione fra corpo e mente, corpo ed emozioni. La frattura incolmabile tra realtà sordida e fredda del mondo inglese in cui si trova e ricordo caldo e luminoso dei Caraibi dell'infanzia culmina nella deflagrazione psichica del finale. E infine, prima di un lungo silenzio, arriva il libro, diciamo, definitivo di questa fase della vita di Jean Rhys, che è Buongiorno, Mezzanotte. Buongiorno, Mezzanotte è anche il libro più difficilmente reperibile in italiano, ma per chi masticava inglese e fosse interessato a questa autrice, è assolutamente reperibile in inglese per edizioni Penguin. Sasha Jensen, una donna ormai prossima a sfiorire, torna nella Parigi dorata della sua giovinezza trepida, disordinata, dolcissimamente ansiosa. Ma Sasha non ritrova il suo tempo e si abbandona a vivere in anguste camere d'albergo e piccoli caffè famosi. Ha ambigui incontri d'amore con giovinastri che insidiano le sue grazie sfuggenti e che la lasciano sempre più sola. Le occasioni sono mancate in partenza, ma Sasha riesce a riscattare la propria degradazione e angoscia con l'uso dell'ironia e dell'intelligenza, che le permette di passare dalle lacrime al riso, dalla sofferenza intollerabile a brevi soprassalti di felicità e di incanto. E quindi, dopo questo quadrittico di romanzi autobiografici, Jean Rhys cade nel silenzio, sparisce dalla scena letteraria e non si sa più nulla di lei fino agli anni 60. Ovviamente, come è comune, molti autori che spariscono dalla scena, e ne abbiamo avuto un esempio lampante nella riscoperta recente di Irène Némirovsky. Vuol dire anche essere condannati all'oblio, all'oblio letterario, se non fosse che c'è sempre un evento, in qualche raro caso, che riporta in auge lo scrittore dimenticato. In questo caso, Jean Rhys fu rintracciata nella sua terra di esilio, come potremmo definire, la Cornovaglia. Ricordiamo che, considerata anche la biografia dell'autrice, la Cornovaglia sicuramente era vista come una terra d'esilio da Jean Rhys, in quanto per lei per sempre è rimasta ancorata al ricordo che aveva della sua terra natale, della rigogliosa Dominica. E come abbiamo già visto per Viaggio nel buio, alla fine il suo capolavoro maggiore, che è appunto Il grande mare dei Sargassi, si configurerà proprio per la caratteristica di essere un canto dell'esilio. Ford Madox Ford, che fu lo scopritore di Jean Rhys, scrisse, presentando il suo primo romanzo, che mostrava un istinto per la forma posseduto da rari scrittori e quasi nessuna scrittrice di lingua inglese. La rissa raccontava in quegli anni storie amare di quotidiana ferocia. L'ambiente erano la Rive Gauche, con le sue colonie di esuli anglosassoni, piccoli alberghi di Bloomsbury, bar, caffè e stanze mobiliate, palcoscenici di storie d'amore ricamate sulla desolazione. Ma col 1939 Jean Rhys scompare. I suoi libri si esauriscono, alcuni fedeli ammiratori continuano a ricordarli e cercarli, di lei non si sa più niente. Solo nel 1958 Jean Rhys è rintracciato in Cornovaglia. Infine, nel 1966, viene pubblicato Il grande mare dei Sargassi, la sua opera più matura. Di straordinaria densità e tensione, questo libro è fra i pochi romanzi memorabili che abbia dato all'Inghilterra in questi ultimi anni e come tale è stato subito riconosciuto. Siamo in Giamaica intorno al 1830, in un mondo dove tutto era fulgore e tenebra. Da una parte le pratiche del voodoo e le storie degli zombie conosciute attraverso la servitù di colore, dall'altra la calma feroce dei bianchi, l'intrico delle loro vendette e inganni, e tutto raccolto in una natura che stordisce col suo splendore. Così appaiono le cose della piccola Antoinette, che già si vede avvolta in un destino avverso. Segue poi il suo matrimonio con un giovane inglese che la sposa per interesse. Ne nasce una passione tristanica, dove desiderio, odio, vita, morte erano terribilmente vicini all'ombra, finché un filtro d'amore filtrerà soltanto la sciagura addensata da generazioni sul capo di Antoinette, facendo una sola rovina di quei termini che prima erano già pericolosamente accostati. Insomma, Il grande mare dei Sargassi alla fine non è, come viene spesso descritto, meramente un prequel di Jane Eyre. Questo è soltanto un giochetto metanarrativo, metaletterario che Jean Rhys adopera
per far emergere la figura della sua eroina, la sua sfortunata eroina, riprendere in effetti il personaggio più spettrale di Jane Eyre e farne il protagonista di un romanzo tutto suo è un espediente tipicamente postmodernista, ed è proprio questa la chiave di lettura del Grande Mare dei Sargassi. È un romanzo postmodernista, non è il prequel di Jane Eyre. Io prego veramente chi volesse affrontare la lettura del Grande Mare Sargassi di vederlo come un romanzo sé stante di stampo postmodernista, come critica al colonialismo. Questa è la chiave di lettura del Grande Mare Sargassi. Lasciate stare se cercate la storia che precede la storia di Jane Eyre. Assolutamente siete sulla cattiva strada. Quello era un gioco che Jean Rhys ha voluto adoperare per introdursi nei personaggi, ma il gioco finisce nella misura in cui resta uno scherzo. Se perdiamo di vista i temi fondamentali del Grande Mare dei Sargassi, perdiamo il Grande Mare dei Sargassi. Questo è un peccato, perché è uno dei romanzi più belli degli anni 60 e forse della letteratura moderna di lingua anglosassone. Per i motivi che abbiamo discusso, io ritengo Jean Rhys un'autrice da riscoprire o da scoprire, nel caso in cui non la conosciate, perché rappresenta di fatto due epoche, non soltanto una. Incarna la fine della Belle Époque e l'inizio del travaglio dell'inizio del secolo scorso, quello che ovviamente portò alla Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente Jean Rhys in questo è assolutamente più sul versante Belle Époque, cioè l'era che finì con la Prima Guerra Mondiale, e le sue memorie alla fine richiamano sempre un po' la sua giovinezza, e quindi quell'inizio di secolo, dal 1910 al 1930 circa, e in questo acquisisce il ruolo di autrice documento di un'era. Voi potrà piacere più o meno la vicenda che narra di volta in volta. Per esempio, io personalmente non ho apprezzato molto Buongiorno Mezzanotte, per quanto molte lettrici, perché purtroppo, diciamocelo, Jean Rhys è vista più che altro come un'autrice di donne. Il perché mi sia piaciuto meno a Buongiorno Mezzanotte, forse perché alla fine rimessa un po' la storia dei libri precedenti, è sempre lo stesso tipo di donna, che a me particolarmente non piace, diciamo di donna fallita, che non trova il suo posto nel mondo e che continua ad affidarsi a dei protettori di fatto, anche se non è una prostituta. Comunque si affida alla benevolenza di altri uomini per vivere. Ma oltre a questa prima fase di autrice documento, poi l'autrice diventa monumento nel momento in cui, nella sua anzianità, scrive e pubblica Il Grande Mare dei Sargassi. Per fare un po' la quadra del personaggio letterario Jean Rhys, ho recuperato con mia grande fortuna la sua autobiografia, incompiuta purtroppo, che è Smile Please. Smile Please è un ricordo di infanzia, in realtà è l'esortazione che il fotografo fece a Jean Rhys quando era ancora bambina nel ritratto di famiglia, di sorridere, sorridi per favore, perché pare che fosse già di carattere molto ombroso da piccola. Smile Please è un'autobiografia bellissima nella prima parte, descrive quegli anni in Dominica, che sono in un certo senso trattati in un'altra forma nel Grande Mare Sargassi attraverso l'esperienza di Antoinette Causeway, però in Smile Please ovviamente se ne parla su un livello personale. Come ricorda anche la curatrice dell'edizione italiana di Smile Please, ed è un peccato che Smile Please non sia stato ripubblicato, fu pubblicato nella bellissima collana La Memoria della Sellerio, la curatrice dice che nel momento in cui il ricordo si sposta dalla Dominica, dalla terra natale, dalla terra rigogliosa dell'infanzia dell'autrice all'Inghilterra, i ricordi diventano più frammentati, più sfilacciati, la narrazione diventa meno coerente e dice: non si capisce perché sia questo, se perché la memoria legata alla terra dell'esilio, che è quella che percepì Jean Rhys, ovvero l'Inghilterra è la terra d'esilio e la terra dell'oro, dell'età dell'oro, resta alla Dominica, e quindi la curatrice evidenzia questo fatto. Non si capisce se è stato semplicemente un caso perché Smile Please è rimasta un'autobiografia incompiuta, oppure
oppure se è effettivamente la memoria di Jean Rhys che ha giocato Brutti Scherzi, che nel trattare del suo esilio, di fatto, la sua memoria diventa volutamente più nebbiosa. E se cercate un'autobiografia che tratti i motivi per cui Jean Rhys ha scritto questo o quello, Smile Please non sarà l'autobiografia che soddisferà le vostre esigenze. Alla fine Smile Please resta una scorribanda nella memoria del dolore della vita di Jean Rhys. Questa autrice è così sfortunata che non è riuscita mai ad adattarsi del tutto alla vita, ma che proprio scrivendo di questa vita, un po' romanzandola, ma sostanzialmente costruendo molto sulla sua esperienza personale, ci ha regalato veramente delle perle, sia documentarie che di letteratura. Io credo che sia un'autrice che vada molto rivalutata e spero in tutto questo di avervi incuriosito a provare a leggerla.